Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi voglio mostrarvi una Samsung based a dir poco fantastica. Perché? Perché lo sviluppatore è italiano e si chiama Nick come me. Non vi basta? Sì, effettivamente è un po' pochino. Allora vi dico che è ultra personalizzabile già a partire dall'aroma installer, ha uno stile unico e delle prestazioni davvero ottime. Ora non ditemi che non siete curiosi di vedere cosa mette a disposizione. E allora dai, vediamola insieme dopo la intro. Ok, iniziamo con il dire che il pacchetto zip della ROM pesa ben 2 GB, quindi sì, è abbastanza consistente, ma queste dimensioni sono più che giustificate da tutte le personalizzazioni che ci vengono messe a disposizione fin da subito. Appena flashato lo zip, infatti, si avvierà la ROM Installer, che ha veramente tantissime voci e consente di scegliere tra tre kernel, Enki, Ani o Bufla, di cui secondo e terzo consentono la ricarica a telefono spento, tra tre modem e tutte le applicazioni e i widget di Samsung, Google o di terze parti, per esempio Dropbox, che solitamente è possibile trovare in questo tipo di firmware. Ciascuna di queste app, se non la vorremmo, potrà essere rimossa. In più potremo trasformare completamente il telefono in stile Galaxy S5 o Note 4, con qualche elemento di Lollipop per le applicazioni di sistema. Ci vengono anche messi a disposizione tantissimi add-ons, quali Flash Player, moduli Exposed, Tweaks per l'audio e chi più ne ha più ne metta, le AmCha Features che contengono delle mod extra e un fix per il problema che affligge la fotocamera di alcuni custom firmware per Galaxy S3. Dunque, come vedrete tra un attimo, la camera funziona senza problemi. Ripeto, le personalizzazioni sono un'infinità e questa lista non rende giustizia a tutte quelle presenti, ma nel caso non avessi ancora convinto quelli di voi che amano tweakare all'estremo il proprio device, vi dico che all'interno della ROM è presente un'altra app, che vi mostrerò dopo, che mette a disposizione almeno altrettante modifiche. Ci vorrebbero ore solo per analizzare nel dettaglio quelle, ma procediamo con ordine e partiamo con le impostazioni. Come potete notare, lo stile personalizzato si vede già da questa schermata. Infatti, ogni categoria in cui è suddiviso questo menu può essere ridotta e richiusa su se stessa come se fosse una tendina. All'inizio troviamo le opzioni rapide che non sono 9 come solito delle ROM in stile Note 4, bensì 12. Abbiamo poi due sezioni con le connessioni e una per audio e schermo. Qui, oltre alle voci classiche, su schermo ci sono Torchlight per l'accensione della torcia a schermo spento con una pressione del tasto di aumento del volume e pagine di supporto che in determinate circostanze aggiungerà delle card alla home. LED serve ovviamente per l'icona di notifica, possiamo modificare il carattere, gli sfondi e la lock screen, impostare dei temi scaricabili dal Samsung Galaxy Apps, abilitare il multischermo, che è una funzione che vi mostrerò nel dettaglio tra un attimo, e personalizzare il pannello delle notifiche che è in stile Lollipop e che, anche in questo caso, presenta tantissimi strumenti. Inoltre App preferite consente di attivare un pallino mobile con 5 applicazioni sempre a portata di dito e Uso con una mano permette di utilizzare alcune funzioni interessanti come la riduzione dello schermo, anche questa che vi mostrerò tra un attimo. Cambiando categoria, in personalizzazione è stata aggiunta la sezione utenti, mentre in movimento, account e sistema non c'è nulla di nuovo. Anche il risparmio energetico è quello dell'S3. Infine, su applicazioni sono presenti dei collegamenti diretti ad alcune app di sistema come la rubrica OS Voice. Features caratteristiche del Note 4 ce ne sono due, la riduzione dello schermo e il multi-window. La prima può essere abilitata solo per determinate applicazioni come la tastiera o la calcolatrice oppure per l'intero display. È attivabile con un doppio swipe oppure tramite il piccolo menu a scomparsa che vedete e riduce l'interfaccia in modo che occupi solamente una porzione di schermo. La finestra che compare è ridimensionabile, mobile e inoltre fornisce i tasti per aumentare e diminuire il volume e i pulsanti indietro, home e impostazioni. La seconda funzione, il multi-window, probabilmente la conoscete tutti, quindi vediamola velocemente. Con una pressione prolungata del tasto soft touch indietro o tramite lo strumento nella tendina, attiveremo la barra laterale con le applicazioni. Da qui potremo sceglierne fino a 4 contemporaneamente, e ciascuna potremo ridimensionarla, scambiarla di posto con le altre, metterla a schermo intero o chiuderla. In più è possibile copiare una porzione di testo da una finestra a un'altra e tramite la voce crea che vedete in basso nella tendina è possibile memorizzare dei gruppi di app per poterli successivamente aprire in maniera più immediata.
Ok, passiamo alla home, ovvero la TouchWiz, dove con uno swipe da sinistra verso destra possiamo aprire l'app Flipboard, un aggregatore di notizie basato sui nostri interessi. Con una pressione prolungata del dito in una zona vuota della schermata si apre invece un menu che consente di aggiungere pagine e scegliere sfondi e widget, di impostare la home scegliendo un effetto di transizione e di applicare un tema. Gli sfondi sono un misto tra quelli del Galaxy S3, dell'S5 e del Note 4 e per modificare l'interfaccia e la dock dovremo premere sulla matita che compare sopra il simbolo del drawer. Per quanto riguarda invece le applicazioni di sistema, oltre a quelle di Samsung e Google troviamo AnyControl, che è l'app di cui vi parlavo. Qui ci sono tantissime funzioni aggiuntive per il kernel, altrettanti tweaks e la possibilità di effettuare la pulizia della cache o il reset di alcune funzioni. DSP Manager consente il controllo e la modifica del suono in cuffia negli altoparlanti per dispositivi Bluetooth e USB, è presente Super User e, se lo selezionerete nella Roma Installer, troverete abilitato anche l'Exposed Framework. Io in più ho scelto due moduli, ovvero Tinted Status Bar, che ho anche recensito, per la modifica del colore della barra di stato in base all'app aperta, e X-Button Actions per settare le azioni da associare a una pressione prolungata o a una doppia pressione veloce dei tasti soft touch. La fotocamera non è stata particolarmente personalizzata né nell'aspetto né nelle funzioni, e impostazioni, effetti e modalità di scatto sono quelli che ben conosciamo. La velocità di messa a fuoco è davvero buona, così come la qualità, e lo stesso vale per la parte video. Ok, non ci sono bug da segnalare, dunque chiudiamo un po' di applicazioni e passiamo alle considerazioni finali. La gestione energetica è al pari di quella della S5 Sensation, in quanto questa mi ha sempre portata a fine giornata. Non ho mai raggiunto le 4 ore di schermo come con l'altra ROM, ma l'uso è quasi sempre stato più intenso. La fluidità è incredibile anche sotto stress, mai un lag o un impuntamento, ma l'utilizzo quotidiano ha un 9 su 10 in quanto 3 o 4 volte il device si è riavviato spontaneamente. Tuttavia sono state 3 o 4 volte in 2 settimane, quindi nulla di preoccupante. Perciò, per concludere, è la Samsung Based migliore che io abbia mai testato da quando ho questo dispositivo. È un concentrato di personalizzazioni e modifiche tutte perfettamente ottimizzate in modo da non risultare dannose, ma anzi positive per le prestazioni, e in più ha uno stile veramente particolare con il menu delle impostazioni dark a tendine che rende il tutto più elegante. Finora per le Samsung Based ho sempre preso come termine di paragone la S5 Sensation, in quanto la consideravo una delle migliori. E probabilmente continuerò a tenere quella come paragone, perché tanto questa AMCHA credo sia impossibile da battere. L'unica cosa che posso ancora aggiungere è che in descrizione trovate il link al thread di XDA, dunque vi invito a provarla e farmi sapere che cosa ne pensate. Perfetto, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al canale. È importante e mi aiuta a crescere. E per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!